Bene amici di Tutor Dorefons, in questo video vedremo come decriptare i file PDF, Word ed Excel. Ultimamente sappiamo che è apparso un nuovo tipo di virus chiamato CryptoLocker, o precisamente col nome di CtbLocker. Questo virus, in poche parole, consente di bloccare tutti i file PDF, Word ed Excel impedendone la visualizzazione. E ultimamente, grazie a ai laboratori di Dr. Web, sono riusciti a decriptare questi file PDF, Word ed Excel e quindi a recuperarli e a visualizzarli correttamente. E il file in questione è un file piccolissimo, occupa poco spazio, è molto semplice da usare e oltretutto vi lascio anche la guida, quindi per qualsiasi problema leggete la guida in PDF e sarà, in poche parole, un gioco decriptare questi file. Allora, vi lascio in descrizione questo archivio RAR, in formato RAR, lo dovete solamente estrarre, vi usciranno questi tre file. Questa è la guida in PDF se eventualmente avete qualche problema, e questo invece è il programma che andremo ad aprire. Quindi per farlo facciamo doppio clic e poi esegui. Ecco che questa è l'interfaccia principale del nostro piccolo programma, del nostro programma che decripta i file PDF, Word e Excel. Per farlo dobbiamo premere semplicemente su continua, scegliere il file criptato, quindi se lo avete sul desktop lo selezionate, oppure se lo avete su documenti cercatelo sui documenti e lo selezionate. Basta fare poi seleziona e il programma inizierà a decriptare quel file. Inoltre il programma consente non solo di controllare anche quel file, ma di controllare se ci sono altri file che sono criptati. Quindi se avete più di un file PDF, Word, Excel criptato, lui oltre a decriptare quello consentirà anche la decriptazione di tutti gli altri file che sono presenti sul computer. E ovviamente se questi tipi di file sono criptati dal Trojan 225 col codice 225. Se il file è diverso dal codice 225, quindi è un altro tipo di CryptoLocker, questo programma non riuscirà mai a decriptarlo. Infatti vi spunterà un errore con scritto che è impossibile decriptare il file in quanto il file è diverso, il Trojan è diverso dal codice 225. Quindi una volta effettuato la decriptazione inizierà questa barra a colorarsi di verde fino ad arrivare alla fine. Una volta che finisce vi comparirà un messaggio con scritto decriptati circa 4000 file o 5000 file a seconda dei file che avete sul vostro computer. Una volta che è finita la procedura potete cliccare tranquillamente su Exit e vi compariranno sul desktop o sui documenti, se li avete sui documenti, i vostri file decriptati. Il programma lascia una copia sia del file criptato e sia del file decriptato, quindi se voi vedete il file due volte è normale, perché uno è quello che è criptato e quindi è bloccato, un altro invece è il file che è stato decriptato e quindi che potrete tranquillamente aprirlo. Una volta che avete fatto la decriptazione si comparirà questo file txt in blocco note che vi permette di vedere il log, cioè l'operazione che lui ha effettuato. Infatti vi fa vedere la data e l'ora, il programma che è stato aperto. Il programma si chiama Trojan Encrypted 225 Decryptor
la versione del programma, il tipo di sistema AX32, ovviamente il tipo di il file che dove abbiamo criptato i nostri documenti e lo stato del nostro log, nel caso se ci sono errori oppure se è andato tutto con successo. Questo, una volta fatto, potrete anche cancellarlo perché non serve più a niente. Bene ragazzi, con questo video è tutto, spero di esservi stato d'aiuto. Per qualsiasi problema commentate qua sotto. Nel caso che non riusciate a decriptare, purtroppo al momento non posso aiutarvi, perché il Trojan ha un codice diverso dal 225. Comunque Dr. Web sta continuando a lavorarci e quindi a risolvere gli altri tipi di virus che hanno il codice diverso dal 225, e vi terrò comunque aggiornati nel caso farò un altro video su come decriptare tutti gli altri file che hanno il codice diverso dal 225. Ci vediamo al prossimo video.